Sarà una seconda manche storica per la prima volta di sera, cresce l'attesa per la gara conclusiva del Palio di Taranto 2024. Stavolta la regata, come sempre trasmessa in diretta da Antenna Sud e giunta alla 39esima edizione, vedrà l'allineamento delle imbarcazioni alle 20:30 di sabato 20 luglio al centro del canale navigabile con traguardo al Castello Aragonese. Muta anche il percorso, tutto nel canale senza periplo della Città Vecchia, per consentire a tutti coloro che affolleranno corso ai due mari di assistere a tutte le fasi della competizione. La Marina Militare ha ospitato la presentazione dell'evento all'interno del castello. Sono intervenuti Comune, Sport e Salute, CONI, Porte dello Ionio e Vigili del Fuoco che assicureranno l'illuminazione della zona di gara. Il conto alla rovescia è già cominciato, si riparte dai risultati della prima manche. Il gozzo giallo-rosso di Tre Carrare Battisti precede Isola Porta Napoli e Salinella. Abbiamo scelto il posto più bello di Taranto perché in quell'ora di sera è gremita di pubblico, quindi abbiamo pensato di andare noi dove ci sta il pubblico. Ma quale occasione migliore? Quella del canale navigabile che sarà illuminato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Taranto e che le imbarcazioni saranno illuminate tutte quante con dei LED in modo tale che possono essere seguite più facilmente. Novità che accogliamo con molto favore, anche perché in linea con quello che stiamo cercando di realizzare, quindi di promuovere attività sportive, ma che possono anche promuovere il turismo. Come Marina Militare siamo lieti di ospitare l'evento Palio di Taranto ancora una volta, un evento che si svolge in un palcoscenico unico al mondo, quello del canale navigabile con il Castello Aragonese sullo sfondo.